Amici del Fai da Te, oggi andiamo a vedere come poter utilizzare un bancale per, così come vedete, mettere a respirare, usiamo questo termine, gli scarponi da montagna. Io sono una guida escursionistica, come vedete ho più di qualche paia di scarponi e così ho cominciato a infilarli in questo bancale che avevo qui appoggiato, un bancale di riciclo, e così vedendolo, insomma, mi piace l'idea di vederli così allineati, quindi andremo adesso a tagliare, creare proprio una parte del bancale, andremo così a carteggiare usando la levigatrice orbitale, insomma facciamo un lavoretto e poi magari lo appendiamo in questa zona. Insomma, state con me che sarà sicuramente un bel video. Bene, allora ho scelto questo bancale che è nettamente più bello rispetto all'altro e alla fine ho deciso di fare un taglio proprio qui in prossimità della fine di questo asse, così almeno rimane tutto molto compatto. Guardate, stiamo parlando di circa una spanna, 20 cm, perciò taglieremo qui e come potete vedere se ne possono ricavare praticamente tre. Da un bancale noi possiamo ricavare tre portascarponi. Adesso andiamo a fare i tre tagli e poi andremo con la levigatrice orbitale a fare il lavoretto. Vi metto qui sotto nella descrizione l'elenco degli attrezzi che utilizzo per fare questo lavoro, così insomma se volete copiarlo sapete di che cosa avete bisogno. Allora, per fare questi tagli seghetto alternativo va benissimo, però oggi io volevo farvi vedere, presentarvi questa sega gattuccio che trovo molto comoda, se non fosse altro che alla batteria al litio, quindi pronta subito all'uso, non ho bisogno di collegarmi col cavo elettrico, e c'è una doppia lama sia per il legno che per andare a tagliare tubi di plastica oppure di ferro. La trovo veramente molto utile per fare questi lavoretti, diciamo così, anche un po' grossolani se vogliamo. Insomma, qui dobbiamo tagliare un bancale, nulla di fino, e abbiamo un taglio velocissimo. Questa è la sega gattuccio, comunque vi lascio tutti i link dove potete vedere questi attrezzi e soprattutto vedere il video dove lo presento. Come vedete il taglio è velocissimo. Eccolo qua, vedete, ci abbiamo messo veramente un attimo. Allora, come levigatrice orbitale utilizzerò questa che è grossa, una vecchissima levigatrice ancora di mio padre. Negli angoli, nei posti più piccolini, utilizzerò questa che, come vedete, è molto più pratica. Come vedete basta veramente poco per cambiare l'aspetto. In questo caso darò una passata così sommaria, anche perché basta giusto per poter passare le mani e non beccare le schegge. Vedendo come sta venendo non sono neanche troppo convinto di dargli una finitura, anche perché mi piace vedere la venatura così del legno, però insomma ognuno qui può fare come gli garba, può mettere un impregnante più colorato, può mettere un flatting come finitura finale, si può finire anche con la cera d'api, insomma come volete. Io avendolo sotto un piccolo tettuccio in un luogo riparato, perché ce l'ho sotto a questo tetto, quindi non prende acqua, lo lascerò a questo punto così, però ripeto, ognuno può fare come vuole. Qualche ultimo ritocco finale a mano e poi siamo pronti. Eccolo qui il
nostro lavoro è finito, adesso facciamo dei fori per poterlo avvitare al muro e poi basta, poi lo mettiamo alla prova. Bene, allora per appendere al muro la nostra scarponiera, così l'ho chiamata, ho fatto, come vedete, un buco più grosso qui sotto e un buco più piccolo, quindi qui passa la cappella della vite e poi col peso, vedete, va a scendere in questa situazione e rimane affrancata. Adesso andremo a procedere con i buchi nella pietra, girerò proprio un video dove vi faccio vedere come poter bucare la pietra in modo veramente semplice, senza diventare matti, senza spaccare punte, utilizzando il demolitore, e quindi vi invito alla visione anche di questo video, e adesso ve lo farò vedere già montato e pronto all'uso. Eccoci qui, allora, il lavoro è finito, io sono veramente molto molto soddisfatto, soprattutto in rapporto del risultato e dell'investimento del tempo. Come avete visto, è un lavoro veramente molto molto semplice, un bancale bene o male lo si trova in giro, se non lo avete voi potete chiedere a qualche amico o qualche parente, e insomma alla fine fa il suo bel lavoro. Ricordate sempre, se mettete degli scarponi, come vedete a me la materia prima non manca facendo la guida di mestiere, ricordate di non mettere questa scarponiera, così l'abbiamo chiamata, direttamente sotto i raggi del sole, perché comunque il Gore-Tex si rovina. Quindi una situazione come questa riparata è l'ottimo. Che dire, se questo video vi è risultato utile, se avete preso anche voi spunto da questa cosa, insomma fatemi sapere se vi è piaciuta l'idea, un bel pollice all'insù soprattutto, ma ricordiamoci anche di iscriverci al canale. Ciao, alla prossima!